Benvenuto ai relatori e agli ospiti che sono voluti intervenire oggi pomeriggio. Porto anche i saluti del direttore Alfonsina Russo e apro questo pomeriggio molto interessante che ci ha incuriosito fin dall'inizio come tema, quando se ne è parlato, è stato proposto, il latino e i nuovi media. Ora, il mio ovviamente è un intervento da boomer, e tra l'altro chiedo subito come si traduce in latino boomer, se esiste già, poi ce lo dite. E nel mio intervento ho associato il nome di Giacomo De Cola, che è un collega archeologo qui del parco, che mi ha dato negli ultimi giorni alcune dritte di questo breve PowerPoint introduttivo che ho appunto architettato. Ringrazio subito, altrimenti poi si finisce per dimenticarsene, Francesca Boldrighini, che è responsabile del monumento e anche delle organizzazioni in generale dei convegni in Curia, Gulzada Dedova, che ci aiuta in questo, Cooperarte, che è una sapiente regia tra i Plutei di Traiano, e per tutto il personale AFAB del parco che ci consente di rimanere qui più a lungo rispetto all'orario di apertura e chiusura al pubblico. Io rappresento l'ufficio del Servizio Educazione Didattica e Formazione. Con me ci sono, oltre a Francesca, Silvio Costa, Silvia D'Uffizi, Elena Ferrari, Francesca Ioppi e Federica Rinaldi, ed è nell'ambito delle attività di questo servizio che abbiamo organizzato il pomeriggio questo convegno, che è rivolto a tutti, e siamo anche contenti che tra i relatori siano, come dire, anche studenti e comunque giovani. Questo anche perché siamo molto attenti, siamo molto curiosi come servizio educativo e ci piace sia incuriosire, anzi vogliamo incuriosire il nostro pubblico delle varietà, e ci lasciamo appunto anche piacevolmente incuriosire in tante occasioni. Brevemente, tra le nostre attività abbiamo un ampio programma di attività di salute e cultura che abbiamo chiamato Salus per Artem, in cui coinvolgiamo soprattutto i pubblici più fragili su vari fronti di attività e di disagio. E accogliamo tirocini di cui si occupa la collega Francesca Ioppi, in particolare, insieme a chi vi parla, e nell'ambito di questi tirocini spesso poi nascono anche delle belle iniziative quando si armonizzano le capacità dei tirocinanti e le nostre esigenze e i vari obiettivi. Per chi vuole, appunto, per chi ci segue già, lo sa già, altrimenti sulla nostra pagina Education del sito del Parco Colosseo ci sono appunto dei box condivisi per categorie con tutte le nostre attività, molte delle quali tra l'altro fruibili anche da remoto, quindi dei giochi online, dei video, dei contenuti aggiuntivi, dei podcast e dei video. Ora, Giacomo De Cola appunto mi ha girato l'altro giorno questo bell'articolo di Silvia Ronchei, che tra l'altro mi fa piacere citare perché stiamo lavorando insieme. Lei è professoressa di storia bizantina, di storia dell'arte bizantina a Roma 3, ed è anche tutor di alcuni degli ultimi tirocini che stiamo facendo. E lei nel 2004 appunto aveva scritto questo articolo esattamente 20 anni fa su il boom che il latino stava avendo 20 anni fa sui media, o comunque in alcuni aspetti della vita educativa, ma anche dello spettacolo e la vita editoriale. E iniziava con una bella citazione che adesso io qui ho trascritto, presa da Flaubert nel suo Dizionario dei luoghi comuni, che diceva appunto provocatoriamente: latino vizia la scrittura, utile solo per leggere le iscrizioni delle fontane pubbliche, diffidare delle citazioni in latino. Ed è appunto un bell'incipit per poi difendere l'importanza e raccontare, come fa la Ronchei, i vari aspetti che si stavano sviluppando, almeno in modo più importante, all'inizio 20 anni fa. Qui c'è appunto anche lei, cita Silvia questa frase di Sepulveda, che trovo molto bella, dice: non sapendo il latino ho l'impressione che mi sfugga un mondo. Pensando poi all'aspetto del latino come lingua comune, che ho visto che è uno dei, degli obiettivi di certi progetti o prodotti, mi è subito venuto in mente appunto che già nel 1863 gli autori, i padri del CIL, che è il corpus delle iscrizioni latine,
avevano scelto il latino proprio come piattaforma comune d'intesa come lingua ufficiale della descrizione di questa monumentale raccolta di iscrizioni latine e romane da tutto il mondo mediterraneo. E appunto, come boomer, le prime cose in latino che mi sono venute in mente sono gli Asterix tradotti, che già negli anni 70 avevano cominciato ad affrontare questo tema e continuano tuttora. Poi appunto dalla collezione di Giacomo, Donaldus Anas, quindi la Disney, la Mondadori, aveva nei primi anni 80 aveva le sue pubblicazioni in latino, Scrugulus, sarebbe zio Paperone, e avevano anche un Parvus Index Verborum, no? Un indice delle parole, anche seppur piccolo, un lessico alla fine, questi fumetti. Sempre negli anni 80 c'era stato appunto un movimento, Cesare Marchi, questo era un bel libro in cui faceva anche le pulci all'uso improprio del latino nel linguaggio comune. Questo è forse il mio preferito, Snupius, lo trovo bellissimo, sempre della metà degli anni 80. E poi dopo il 2000 sono aumentate questi prodotti, questi nuovi progetti di diffusione del latino, e appunto l'ultima versione, l'ultima generazione, l'ascolteremo, siamo qui appunto per sentire fra poco le sue varie declinazioni. Anche altri, tutti i paesi del mondo latino, ma anche in Germania, hanno i loro prodotti educativi, educational, in latino, questo è spagnolo, questo l'ho trovato molto divertente, non lo conoscevo, appunto è Diario di una schiappa, l'inepto puero. Poi, esplorando in questi giorni, ho visto che sono anche cresciuti moltissimo gli strumenti didattici che hanno creato per l'insegnamento del latino in modo appunto ludico e digitale su molte piattaforme web. Poi questo appunto, voi se ne siete molto più di me, fra un po' lo ascolteremo. Sul fronte dei film abbiamo avuto, nel 2004, proprio l'anno in cui scriveva la Ronchè il suo pezzo, stavano girando Passion di Mel Gibson, che era in parte in latino e in parte in aramaico, se non ricordo male, insomma, in arabo antico. Poi una decina di anni fa è uscito questo Imperator polacco, che l'ho visto mentre lavoravo, l'ho ascoltato soprattutto, che non è, ha anche una buona qualità, è un'operazione comunque non commerciale, ma fatto da studenti universitari. E poi il latino che abbiamo, come dire, più nelle orecchie, più di recente, l'operazione del primo re, che parlano questo latino arcaico, che comunque fa il suo effetto, l'ho trovato suggestivo e comunque funzionale anche all'atmosfera del film. Chiudo, prima di passare agli ospiti che sto per presentare, con gli ultimi due prodotti del nostro servizio che stiamo lanciando, quindi una piccola autopromozione. Uno di questi è un racconto ambientato qui, proprio in questi luoghi del Foro Romano, scritto da Marta Serramarì, stagista, che ha scritto la storia di Fausto, un personaggio di invenzione che passa la sua giornata, un giovane poeta, nel Foro Romano e nei dintorni, illustrato da Juan Pablo Echeverri, e ne abbiamo fatto un libretto e anche un podcast che è già online su Spotify nella versione spagnola. Qui vediamo l'autrice Elena Ferrari, che ha tradotto il testo in italiano, e stiamo chiudendo la sonorizzazione del podcast in italiano, letto da Silvia D'Uffizi dell'ufficio, che dovrebbe anche, penso, essere qui in sala. Il secondo prodotto che stiamo per caricare sulla piattaforma è Al Parco con Claudio, un serious game, quindi quei giochi a bivi, pensato per le scuole, ultime elementari e prima media. Il tema è la giovane vita di Claudio, che da giovane appunto era zoppo e balbuziente, viene bullizzato ma poi diventa imperatore, quindi un percorso di rivincita. Prevede appunto... si deve giocare in classe con il proprio insegnante, si fanno le scelte comuni tra ragazzi, si vincono delle carte superando anche dei minigiochi, e i ragazzi avranno in mano un album vero, delle figurine vere, quindi non soltanto virtuali. Alla fine del gioco verranno a trovarci qui al parco per una visita. Adesso passiamo appunto al pomeriggio, e presento, invito al tavolo, Marina Garanin e Stefano Vittori,
che ci parlano del YouTube, teatro e canzone latina, quindi siamo perfettamente in atmosfera sanremese. Marina Garanin è dottoranda in lingua e letteratura latina presso Heidelberg, e Stefano Vittori è docente di discipline letterarie, latino e greco, al liceo classico. E non dico altro per non fare spoiler. Grazie. Ciao, oh, oddio, così si sente bene? Allora, sì, sono già stata presentata, io sono Marina, io mi occupo della divulgazione del latino parlato sull'internet. Io uso per la divulgazione del latino le piattaforme YouTube e Instagram, ma principalmente YouTube, utilizzando il nome Musa Pedestris, allora potete già adesso o dopo cercarmi. Originariamente io avevo creato il mio canale non per il latino parlato tanto, ma per la recitazione delle poesie latine in metrica, perché io sono una grande, grande amante della metrica. La metrica è la musica di una poesia. E cioè la prima cosa che uno percepisce quando sente una poesia. E ho insegnato la metrica per molti anni all'università e anche online, e ad un certo punto decisi di fare recitazioni per condividerle con un pubblico più vasto e dare agli interessati la possibilità di ascoltare le poesie per far illustrare il funzionamento della metrica. Questo mi parve molto utile perché molte persone riguardano la metrica come una disciplina arida e ostica, è molto difficile, teoretica, la imparano per l'appunto in teoria, ma non sono abituati né ad ascoltare né a recitare le poesie, neanche in università, dove si studia il latino. E per questo ho fatto il canale YouTube. Poi, oltre alle recitazioni, ho cominciato a registrare i video in cui parlo latino, in una maniera semplice e spontanea, per gli principianti e per livello medio. Sì. Corredo i miei video con note di carattere lessicale e grammaticale. Attualmente sul mio canale ci sono 4 categorie dei video. La prima categoria ovviamente la metrica, la recitazione, per esempio un piccolo pezzo di un video che vediamo adesso, in cui recito una poesia di Catullo di Attide. Sì, lo dico. La prima, ma prima dico che è una poesia di Catullo. Catullo, una poesia che è scritta in un metro molto particolare. E il primo video possiamo vederci un pezzettino. Subar alta oectus attis, celeri rate Maria, frugiut nemus citato, cupide pededigit, ad it quo pacas illuis redimita loca deiae, stimulatus idi furrendi rabie vagus animis, de volvit illi acuto, sibi pondera silice. Itacut relicta sensit sibi membra sinevero, et iam recente terrae sola sangue immaculans, neve is... Grazie. Piccolo esempio, comunque non si capisce, è solo per far illustrare. Faccio sia le recitazioni
solo recitazioni, sia i video in cui spiego la metrica, cioè i tutorial in varie lingue, in latino, in inglese, in tedesco, in queste tre lingue. Poi un'altra categoria dei video, che ho già detto, dove parlo in latino semplice, come per esempio nel prossimo video in cui sono in Germania, in Bavaria, in un posto che si chiama Biergarten, dove ci si va l'estate per bere la birra. E la prossima, il duo, la seconda. Venit ad ortum, ker visiai, ker visiai me. Salvede spectatores, vos saluto ex Germania. Sum in Bavaria, in urbe Augusta Vindelicum, vel Augusta Vindelicorum, Germanice Augsburg, in loco quodam, qui dicitur Germanice Biergarten. Bier est cervicia, Garten est hortus, itaque hortus cerviciae, vel hortus cerviciarum. Hortus cerviciae, Biergarten, est Kauponium. Est Kauponium, ubi offerunt potiones ut cervicias, variorum generum, cerviciam flavam, cerviciam non flavam, cerviciam obscuram, dunkelbier, et etiam multos quibos proprios Germaniae. Salvete, quid vultis bibere? Unam cerviciam flavam. Sì, capito. In principio questo era senza annotazioni, ma ho anche altri video, soprattutto i video più nuovi, con delle annotazioni sulla costruzione grammaticale che utilizzo o su una parola, a volte anche con i sottotitoli. Un'aggiunzione a ciò che ho detto sulla metrica, se qualcuno qui fra di voi che impara il latino o a scuola o non so dove e si interessa, è interessato alla metrica, io leggo le poesie con gli accenti naturali, cioè non in modo in cui si impara a leggere a scuola. Poi, infine, i video che faccio assieme a Stefano, questo è Stefano, sono due categorie dei video, anche tre categorie di video, i vlog, in cui visitiamo vari posti e ne parliamo in latino, tutto molto spontaneo ovviamente, e questi video sono per livello medio-alto, anche con sottotitoli, senza sottotitoli, così e così. Nel prossimo video siamo in un piccolo borgo nel Lazio che si chiama Sermoneta, eccolo il terzo video. Devocat sermoneta et Caetani, quid morai sermoneta te iubens et qui. Spectatores, salvete! Stephanos, hodie me in aliquem locum duxit, in hunc locum, nos sumus sermonetae in quodam castello. Et quod castellum est? Quia ego nescio, ego sum nescio. Unum est castellum. Unum est castellum. Sermoneta, unum castellum habemus, sermoneta. Est castellum Caetanorum. Caetani est gens, nobilis gens, Patricia, quae hanc terram totas paludes pomptinas. Oh, homines, et homines. Caiet, et sunt homines, carte, okay. Immundo sunt homines. Cave, ne vidiantur. Nau qui malus asperdi, disparata tollo corno. Cave, ne vidiantur. Quae gens aliquando, quae gens aliquando rexit tota hanc terram. Va bene. Rexit. Et... qui dico, tipo... attenzione per non far vedere la gente nei video, sempre una mia grande preoccupazione perché potrebbe venire qualcuno e lamentarsi.
Allora, questo devo fare sempre attenzione di questo. Bene, un'altra sottocategoria dei video che faccio insieme a Stefano sono i video in cui scherziamo. Per esempio, in quel prossimo video prendiamo in giro l'inizio della famosa prima orazione contro Catilino di Cicerone. Cusque tanta potere, Catilina, patientia nostra, e così via. Siamo, sì. Ah, e lui in quel video io faccio la parte di Cicerone e lui la parte di Catilina che risponde alle mie domande, perché io pongo molte domande a lui, in realtà domande retoriche, però sì, è là il quarto. Cusque tanta potere, Catilina, patientia nostra. Cusque a crastinum, kirchi del meridia. Meridias. No. Cusque tanta potere, Catilina, patientia nostra. Cusque a crastinum. Meridian puto. Quam diu etiam, furor est tuus nos eludet. Ah, hoc, ad hoc mi mensum vindico. Mensum, non plus con mensum. Quem ad finem se se frenata iactabit audacia? Ah, ad hoc circiteranum mi vindico quia. Antea volo desinere abuti patientia vestra. Deinde per alium mensem volo eludere vos, sed tamen non abuti patientia vestra. E deinde neque vos eludere, neque abuti patientia vostra, se volo iactare audaciam meam. Sine nulla re infensa, tantum modo audax esse volo. Nil te nocturnum praesitium palati? No, non credo. Nil urbis vigiliae? No. Nil... Va bene, se volete continuare a guardarla, vedete che ci sono anche delle annotazioni in inglese, potete farlo, ovviamente, e siete liberi di farlo. E alla fine facciamo anche le dirette, i live, ovviamente in latino, su vari temi, ma soprattutto sugli autori. Cioè, leggiamo gli autori, parliamo dei contenuti, dello stile, della metrica, interagiamo con gli spettatori. E, come avete visto, mi piace integrare la musica nei video. Normalmente sono canzonette che avevo improvvisato io, come quello di Sermoneta. Non do preferenza a un particolare metodo piuttosto che a un altro. Parlo della didattica. L'aspetto didattico c'è, ma è subordinato e in qualche modo veicolato dall'aspetto performativo. Non è un corso di latino parlato che inizia dalla base fino alla fine, ma è un accompagnamento per chi già studia il latino, chi vuole migliorarlo ascoltando la lingua parlata e imparare qualche nuova parola o approfondire una struttura grammaticale. È anche una risorsa per gli insegnanti da utilizzare in classe. Io so che alcuni professori mostrano i miei video nelle loro lezioni. Alla fine posso dire che il canale si sta sviluppando anche grazie al fatto che, a seguito del lavoro di alcuni apripista, come Luca Ranieri, che vediamo oggi, si è creata un po' in tutto il mondo, anche in zone geograficamente molto
lontane dalla cultura romana, una comunità di persone che cercano e amano contenuti in latino. D'altro canto, anch'io sto cercando di mettere a frutto la mia esperienza con questo canale per produrre contenuti di livello più professionale. Ed è questo stesso lavoro che mi aiuta a elaborare nuove idee per contenuti successivi. Fine. Dixi. Similmente a come opera Marina nel suo canale Musa Pedestris, anch'io, partendo nel mio canale Rumac, io uso questo nome nel mio canale, che è un termine etrusco, che però significa romano, ponendo diciamo l'accento sulla natura e sull'origine etrusca di tanta parte della cultura romana. Nel mio canale anch'io, come dicevo, mi occupo principalmente dell'uso della metrica. Condivido quindi con Marina questa passione. La metrica in quanto elemento non traducibile del testo poetico. Del testo poetico noi possiamo tradurre l'elemento semantico, possiamo provare a tradurre l'elemento ritmico, naturalmente da lingua a lingua, e ogni lingua ha un ritmo diverso, in particolare poi il latino e l'italiano hanno due tipi di ritmo diverso, perché il latino è moraico e l'italiano è sillabico, dunque è veramente difficile, se non impossibile, tradurre il ritmo e il metro di un testo poetico latino. Sarebbe come raccontare una sinfonia dicendo i nomi delle note, anziché appunto cantandola o suonandola. E il mio canale è nato come in realtà una raccolta di divertimenti, di pezzi musicali che io buttavo giù, non tanto o non solo appunto recitando testi in metrica antica, ma io sono sempre stato interessato all'applicabilità contemporanea della metrica antica, e quindi in particolare come il latino può rivestire musica pop contemporanea, mantenendone il ritmo e utilizzando i piedi metrici per ricalcare il ritmo della canzone moderna. In queste traduzioni che io pubblico sul canale Rumac, mi piace seguire seguo due strade. Innanzitutto, diciamo, all'inizio del mio lavoro seguivo una strada particolare, che era quello semplicemente di tradurre, molto spesso ispirandomi a dei passaggi della letteratura classica, perché la cosa bella della letteratura classica è che produce, so che questo termine oggi è un po' abusato, ma produce dei memi, cioè produce dei pensieri che si replicano in più occasioni e che continuano a replicarsi ancora fino al secolo nostro. Quando quindi io traduco una canzone, oltre a chiedermi appunto quali sono i piedi ritmici e metrici che servono a riprodurne il ritmo, vado anche a vedere quali sono i memi che ricorrono nel testo e che si possono ritrovare negli autori antichi. Questo gioco, che io avevo cominciato proprio con Luke Ranieri, di cui infatti sentiremo la splendida voce in alcuni dei video che vi mostrerò, nasce dalle canzoni della Disney. Ecco, la prima è la canzone di Scar, con cui proprio cominciò questo gioco, dove Scar è un lucreziano, un epicureo, che quindi usa il latino arcaico, arcaizzante, del De rerum natura. Contro... Retinentia quantu lacessat in ebentibu pectoribus, modo dogmata nostra capessat, logos est ubi mirificus, licet hos oculos libidinae dominendo aquae tenebrae, eque vos
seri dis ne copinae logo i morre che men patria redeu può bastare. Mi sono innanzitutto va detto che essendo musica sottoposta a copyright può darsi che chi ci segue da Facebook, dalla diretta, non abbia sentito e non sentirà i prossimi pezzi che sono coperti da copyright, purtroppo, saranno però comunque inseriti ex post quando sarà pubblicato il pezzo. E, ecco, questi per esempio erano versi anapestici che ripercorrono il ritmo della canzone originale della Disney. Di fatto la nostra musica contemporanea possiede tutti i piedi metrici della metrica antica, e quindi è in realtà abbastanza agevole riportare quel ritmo in una canzone contemporanea. Il latino si presta molto con la sua metrica alla canzone pop. In particolare, in alcuni versi che abbiamo visto prima, ricorrono alcune parole che ci sono nel Rerum Natura. Per esempio, nel testo originale inglese c'è retinence, e retinentia è un termine utilizzato da Lucrezio, ed è la capacità di trattenere una informazione che si è ricevuta. Le iene hanno poca retinence per Scar, esattamente come ne parla Lucrezio nel De Rerum Natura, parlando di retinentia, e lui si riferisce alla capacità di ricordare, nel terzo libro del De Rerum Natura, gli eventi della storia. La cultura, diciamo, il tipo di traduzione che poi io ho perseguito successivamente, anche una traduzione di tipo culturale. Per esempio, un famoso film della Disney è Nightmare Before Christmas, dove si parla fondamentalmente di Halloween, che io ho comparato con il rituale di Mundus Patet, in cui a fine ottobre, inizio novembre, il sacerdote di Cerere apriva il Mundus, cioè il pozzo che metteva in comunicazione le anime dei defunti con le anime dei vivi e con i vivi, e quindi permetteva, una volta aperto, che i defunti uscissero dall'oltretomba e che si mescolassero interagendo con i vivi. Sulla base di questa equazione culturale poi ho impostato la traduzione di This is Halloween, cioè Mundus Pateat, che è il secondo pezzo. Sono intorno, poco lì di giletta c'è a Fox. Circuscisti che quadri di U, tane se ne spate fa mundo. Mundo spateat, mundo spateat, rompe silenzia, l'odore U. Mundo spateat, ci come tu sape ma, mi cui trusto la buona tale lì. Mundo spateat, gli Lego Quincy di Orlecto, dente mi canz rutilans cuoculo. Lego Quincy di Orscales, antuis unguelico. Chiaramente nello stile uno cerca sempre di, o meglio cerca, in realtà viene spontaneamente di richiamare alcuni passaggi di autori antichi che ricordino il senso, perché anche questo tradurre, che ricordino il senso di cui parla quel testo. Per esempio il primo verso, anche questi sono anapesti, il primo verso è Fidar canis oritur nox, quel Fidar canis, chi è amante di Ovidio se lo ricorderà sicuramente, dal settimo libro delle Metamorfosi è l'invocazione di Medea alla luna. Nox ait arcanis fidissima quaeque diurnis aurea cum luna succediti signibus astra tuque tricepsecate quae coeptis conscia nostris adiutrixque venis cantusque artisque magorum. In questa scena Medea invoca la luna, la notte, le stelle, che le diano potenza per aiutare Giasone. Chiaramente questa citazione riportava all'atmosfera magica del Mundus Patet, del rituale dell'apertura del Mundus e dell'entrata in comunicazione con le anime dei defunti.
Un'altra strada da me calcata è l'adattamento, o meglio, ossia, non traduco in latino il testo della canzone da tradurre, ma prendo un pezzo di letteratura classica e lo adatto a quel ritmo e a quella metrica, se il contenuto è abbastanza simile. Con Pernox, con Christopher Pernox, altro amico caro di Luke, per esempio, ho pubblicato questo pezzo in cui adattavo un passaggio di Plauto alla canzone Bomba. E questo perché in questo passaggio di Plauto c'è un'esclamazione greca che è Bombax, che significa caspita, accidenti, come no? Per cui presi questo pezzo, questa scena in cui il personaggio sta insultando un altro personaggio e l'altro personaggio risponde a ogni insulto, risponde sì, assolutamente, è vero, con varie parole latine che significano sì, sì, ha voglia, come no, è proprio come dici, sono tutto ciò che stai dicendo che sono. E tra quelle appunto Bombax, che è il pezzo successivo. Guérmelo Lenny Pudique, guérmelo Canos Celeste, guérmelo Neros Celeste, egoísta de ti diferente querendo mala multa. So que eu fraude por esto, so que eu fraude per jure, so que eu fraude per jure. Adolescente, un permites y paz, y paz, y paz, y paz. Tú me estás leyendo paparriquita, leyendo paparriquita. El populi frauser que, el populi frauser que, busira fe fraudulente, busira fe fraudulente. El populi frauser que, el populi frauser que. Un pera fenómeno, vuelve a la vista en buen patre, algo quede, algo quede. Vuelve a la vista en buen matre, algo quede, algo quede. Vuelve a ti patre madre, nun pecawi. Non peccavi, ne chibilis praiperes. Non peccavi, non peccavi. Bomba! Sì, qua la scena era, hai bastonato tuo padre. No, l'ho ucciso anche. Per questo. Hai bastonato anche tua madre e l'ho uccisa anche a lei per non dare gli alimenti. E che ho fatto male. Ora, di questo tipo di lavoro, che è appunto un adattamento di testi antichi a ritmi moderni, l'ho portato avanti anche su altre lingue diverse dal latino. Per esempio, nel pezzo successivo, che adesso tra poco, essendo io egittologo, quindi mi occupo anche di egiziano classico e copto, ho adattato Bohemian Rhapsody a un esorcismo. Ho adattato Bohemian Rhapsody a un appunto, dicevo, a un esorcismo in copto arcaico, che è conservato nel PGM4, il papiro greco magico di Parigi, di cui Eloai, Eloai, Sabaoth, Amoneku, Opopo inultet miserum puerum, Opopo inulta sante progeni, Parge precorte neurum veni. Allaxon, allaxon, demon apemu, Esmero, se, allaxon apemu, allaxon, Esmero, allaxon apemu, allaxon, Esmero, allaxon apemu, allaxon, il papiro a un certo punto interrompe l'esorcismo con, come avete visto, Iside che si lamenta con Thoth, che lì è suo padre, del fatto che è stata tradita da Osiride.
questa sovrapposizione di testi viene resa nel testo musicale e va a tradurre l'oscillazione linguistica che mettono i Queen nella canzone Bohemian Rhapsody, quando oscillano tra inglese, italiano e arabo, con parole italiane tipo Galileo o parole arabe tipo Bismillah. Sempre con il greco, ieri è stato il compleanno di Vasco Rossi, non so se vi è, sì, penso di sì, la canzone Dormi Dormi è abbastanza nota. A questa ho adattato il frammento 38 di Simonide. Danae è chiusa in una cassa di legno insieme a suo figlio Perseo, piccolissimo. La tempesta fuori dalla cassa di legno, la cassa di legno viene buttata in mare e il mare è in tempesta, e Danae cerca di tranquillizzare suo figlio Perseo chiedendogli di dormire, che è appunto il ritornello di Vasco Rossi, che è Dormi Dormi. Ora, nel frammento 38 di Simonide, Danae dice proprio questo al figlio. Anzi, c'è un passaggio molto bello, che è lei che si rivolge al figlio, gli dice: vedi, tu sei circondato da questi flutti che agitano il mare, ma non te ne preoccupi, e allora dormi, e dorma anche il mare, e dorma l'incommensurabile male. E quindi lei canta una ninna nanna non solo a suo figlio, ma anche a tutti gli elementi in tempesta che la minacciano. Ameles, Slaila Pos, Torrematon Kai, Slarna Pos, Ende Noventoi, Cotimoesti Denon, Rema Sinametros, Ose Keslepton, Kelomain He. Infine un pezzo proprio nostro, la musica è di Marina Garanin, il testo è mio e viene dalla tragedia Medea e Daimones che io ho scritto per il Kertà Mentalia che si è tenuto a Vicenza due estati fa. Mm-hmm. Due estati fa. Medea passeggia per un mercato, è stata appena lasciata da Giasone e comincia a pensare con se stessa alla sua situazione e istintivamente si ricollega alla storia che si è conclusa con Giasone, e davanti alle bancarelle, davanti ai luoghi quotidiani della città che poteva vivere con suo marito finché non l'ha lasciata, pensa se desidera ritornare a quella quotidianità, e quindi pensa: io, se domani mi dovessi alzare e dovessi andare nel mercato della tua città, guarderei tra tutte le bancarelle cercando di immaginare di cosa potresti avere bisogno, ed è una cosa tra me e quel mercato, tu non ne hai parte, stai tranquillo. Partendo da questa considerazione poi si sviluppa tutto il testo, che è l'ultimo brano, di cui la musica, dicevo, è di Marina Garanin e il testo è mio. Di luculo silucente, urbem super tuam, te somno retinente, per nundina seiam, per nundina spectavum, mens ipsis in omnibus, ec ipsa rogitavum, tibi quid sit emerobus, cum mercibus ipsa restum,
Questo è più o meno il lavoro che porto avanti nel mio canale, altri pezzi usciranno nei mesi futuri. Quello che mi preme è, o almeno diciamo, insieme ad altri contenuti del mio canale, come l'insegnamento di lingue tipo l'egiziano classico, sempre attraverso la lingua latina, ma quello che preme è il far capire la modernità degli elementi costitutivi del ritmo e della metrica latina e in generale del ritmo e della metrica antica, cosa che attraverso la cultura pop può avere una sua realizzabilità. Vi ringrazio. Ringrazio Marina e Vittorio per il loro intervento, ci siamo fatti questa immersione nelle sonorità e nei ritmi latini rivisitati, appunto anche dei colonne sonore. È stato interessante e anche piacevole ascoltare la versione latina. Adesso abbiamo un contributo video preregistrato di Luc Ranieri, che è molto un personaggio, uno youtuber molto noto a chi appunto chi frequenta, chi si interessa del latino nei nuovi media, e appunto lui, oltre a podcast, audiobook, la sua caratteristica è che va a parlare con le persone, diciamo, dal vivo, comuni, in latino, per vedere anche le reazioni e le situazioni che si vengono a creare. Puoi mandare il video, grazie. Salve sitis dominae, salve sitis domini. Mi nomen est Lucius Amadeus Ranierius e mi fa molto piacere parlarvi oggi, anche se non posso esserci dal vivo. Ma, appunto, in questo convegno si parla dei nuovi media dell'insegnamento del latino. Ed eccomi, su questo schermo, usando tecnologia modernissima per proiettare la mia immagine, proprio qua, nella curia romana, l'antichissima curia romana, accidenti! Che onore condividere questa esperienza con voi. Grazie a queste meravigliosissime tecnologie, il latino sta risorgendo, assieme agli studi delle altre lingue antiche. Come dice un famoso insegnante, qui est inter numerum nostrum, Christoph Rico, questo è il sesto rinascimento. Ogni rinascimento storico, partendo da Carlo Magno, riporta alla conoscenza moderna le lezioni, le saggezze, le meraviglie del passato, ogni volta realizzabile grazie a una nuova tecnologia. La rivoluzione digitale ha permesso l'imparare di migliaia di cose, una volta possibile solo nei propri edifici universitari. Sarà sempre un posto importantissimo per le scuole in presenza. Ma adesso gli autodidattici, come me, possono imparare il latino, il greco antico, il copto a casa. Come dico sempre, per imparare una lingua straniera o antica, abbiamo bisogno di tre cose. Il tempo, il desiderio e gli attrezzi. E entro questi attrezzi abbiamo ovviamente gli insegnanti, ma per un autodidattico abbiamo bisogno dei libri. Ma adesso, grazie all'internet, alle nuove tecnologie, non abbiamo soltanto i libri, ma gli audiolibri e i videocorsi.
le dirette su YouTube. E nel mio lavoro io faccio un po' di tutte queste cose. E non solo cose di insegnamento, ma anche contenuti originali, sia da solo, sia con altre persone molto creative e molto brillanti rispetto al latino, al greco antico. Faccio anche le cover delle canzoni in ladino. Anche questa serie del legionario che parla con un tizio tedesco che parla latino, che è trasportato nel tempo e parlano insieme, l'intervista con il legionario. E questi contenuti sono per chi già parla latino, e di noi ci sono migliaia. E secondo me, avere questi contenuti, queste cose, questi video e queste canzoni già pronte per le persone che non ancora sanno parlare bene, sono lì per ispirarli ad imparare la lingua, perché c'è un'altra cosa, non solo Cesare che dice quante battaglie vinse, eccetera, eccetera. Tantissime cose importanti e interessanti. Il punto è, usando questi nuovi media, possiamo fare tutte queste cose. E ancora altre cose che persone molto più creative di me, a queste cose penseranno anche loro. Noi tutti insieme creiamo i nostri podcast, i nostri video, i nostri audiolibri, e usando queste tecnologie riusciamo a diffondere questo insegnamento. E che bello anche conoscere, o dai commenti sui video, o anche in presenza, le persone che hanno utilizzato queste cose che noi tutti, non solo io, ma tutte le persone qui, che abbiamo fatto per diffondere il latino, e capire da loro, wow, questa cosa mi ha aiutato così tanto. Queste testimonianze sono anche grazie alla tecnologia che permette anche un po' di comunicazione nell'altra direzione. Bellissimo. Un'altra cosa super importante è come impariamo. Perché se impariamo principalmente dalla traduzione, impariamo per bene la traduzione. E quella è una tecnica, un'arte in sé, molto molto diversa dall'apprendimento, dall'insegnamento pedagogicamente di una lingua. E ci saranno sicuramente altre persone qui, molto più brave di me, che spiegheranno oggi, spero, questo concetto. Ma il punto è, se vogliamo leggere i testi antichi, e voglio dire leggere, non tradurre, bisogna sentire la lingua parlata e anche, se riusciamo, parlare un po'. Correntemente forse no, ma un po' dobbiamo parlare per esprimerci. E così riusciamo a capire molto, molto meglio i veri testi, le orazioni fatte anche in una curia antica romana come questa. Appunto, le lingue antiche si insegnano adesso come le lingue moderne, perché imparare una lingua morta, imparare una lingua moderna, il cervello linguistico funziona nello stesso modo. Bisogna sentire, bisogna parlare, bisogna scrivere, tradurre in italiano. Poco utile. Intanto vi invito, discite mecum, anzi, discite nobiscum. Gracias vobis ago, valete. Grazie Luke, che sentirai questo nostro applauso magari quando caricheremo il video di questa conferenza su YouTube. Luke ha toccato molti aspetti interessanti nei suoi pochi minuti di video, focalizzando anche sull'insegnamento, e il prossimo intervento video riguarderà proprio dei corsi online, e appunto facendo notare che adesso si insegnano, si possono insegnare le lingue cosiddette morte, molto tra virgolette, come le lingue moderne, e anche perché sono, ormai ci sono tanti contenuti, audio soprattutto, che permettono nelle varie formule, no, di sentire la lingua, quindi parlata, sia sentirne la pronuncia, le sonorità, cosa che qua solo 20 anni fa non si poteva, erano occasioni rarissime, se non andando a qualche certamen di chi lo sapeva parlare bene. E di insegnamento appunto si occupa Irene Regini, filologa, laureata alla Normale di Pisa, che ha fondato Satura Lanx, una scuola internazionale con cui crea corsi online di latino. Adesso possiamo mandare il suo contributo. Eccoci! Prima di tutto grazie mille di avermi invitata, è davvero un piacere e un onore per me poter parlare di queste cose che tanto mi appassionano.
Ho intitolato il mio intervento Annales Recentissimae Latinitatis, o insegnare il latino tramite podcast e corsi online, e vorrei ripercorrere con voi le tappe principali della mia storia personale, quella che mi ha portato a costruire il lavoro che faccio adesso, e allo stesso tempo quelle dello sbarco del latino sui social, che sono in qualche modo intrallacciate. Partiamo da me. Io sono Irene e mi definisco una docendi studiosa, infatti sono appassionata di apprendimento e insegnamento, soprattutto delle lingue, qualunque lingua e in particolare quella latina. Tutto è cominciato da lui, da questo libro, Lingua latina per sé illustrata, Famiglia romana, di Hans Henning Oerberg. La mia professoressa del liceo, Ivana Milani, che sempre ricorderò per essere stata quella che per prima mi ha instillato un grandissimo amore per le lingue classiche, al liceo Beccaria di Milano, era l'unica, o quasi, che utilizzava questo libro. Un libro interamente in latino che insegna il latino tramite il latino. Lei adottava un approccio ibrido, non parlavamo latino in classe, e le spiegazioni grammaticali erano in italiano, facevamo anche versioni perché era quello che veniva richiesto in quella scuola, come in tutte le scuole italiane. Però mi sono innamorata prima della lingua e poi del metodo per insegnarla. Ed ecco qualche diapositiva. Mi sono ispirata a Nubes e alla trattazione dei fumetti che sentirete dopo di me, e ho preso un po' di ispirazione grafica, quindi vi presenterò questa storia un po' sotto forma di fumetti. Tra il 2009 e il 2012, ovvero nei 4 anni tolto il primo del mio liceo, quando ormai il latino e il greco erano già acquisiti, almeno per le basi, ho iniziato a partecipare, su spinta dei miei professori, a molti certamina, quindi competizioni di traduzioni dal greco e dal latino verso l'italiano. E li vincevo tutti. Oltre a questo, sempre consigliata dalla mia amata professoressa Milani, cominciai a frequentare il circolo filologico milanese, nel quale in mezzo a persone molto più attempate di me imparavo e facevo i miei primi esperimenti di parlare latino, e durante l'estate ho iniziato a frequentare tutti i conventicula, le settimanae latinae che vengono proposte in giro per il mondo. Eccomi nell'immagine centrale insieme a Paolo Pezzuolo, che poi avrebbe fondato la Scuola Humanistica, e a sinistra con Alessandro Conti, in arte Alexander Veronensis, insegnante liceale in Italia che al tempo si stava avvicinando anche lui al latino parlato e con il quale il rapporto sarebbe stato poi duraturo. Eccomi ancora con Paolo Pezzuolo alla premiazione del Certamen Ciceronianum, nel quale io ho vinto il secondo, lui il terzo posto, e i presentatori ci hanno costretti a un siparietto nel quale parlavamo latino, quasi fossimo delle bestie, dei fenomeni da baraccone da mostrare. Eccomi invece nel 2017, al termine del mio percorso di studi. Ovviamente, infatti, dopo il liceo ho deciso di studiare lettere classiche. Sapevo che volevo insegnare quelle lingue e sapevo che volevo farlo nei licei. Sono stata ammessa insieme a Paolo Pezzuolo alla Scuola Normale Superiore di Pisa ed eccomi diplomata in storia antica e filologia classica. Durante il periodo dell'università di studio matto e disperatissimo ho tralasciato un po', purtroppo, il latino parlato e tutto quello che mi aveva portato all'amore per la didattica e per quella lingua. L'ho poi però ripreso, infatti mi sono trasferita a Bruxelles per 3 anni insieme al mio neo marito, che aveva ottenuto là una proposta di postdoc, ma allo stesso tempo io avrei insegnato nella bellissima Scuola Nova. Conoscevo infatti alcune insegnanti e studentesse dai tempi del liceo, quando le avevo incontrate a una settimana latina a Roma. In quella scuola si parlava latino e io ero nel mio elemento. Allo stesso tempo, visto che la mia idea rimaneva quella di insegnare nelle scuole, ho passato l'agrégation, ovvero la licenza per l'insegnamento in Belgio, che poi avrei fatto equivalere in Italia, e ho iniziato a fare anche prime supplenze nelle scuole pubbliche belghe. La Scuola Nova infatti è una scuola privata.
Supplenze ed esperienze che hanno avuto esiti alterni e in parte mi hanno fatto dubitare se quella fosse veramente la strada che volevo scegliere per me. Certo, mi piaceva insegnare il latino e il greco, ma soprattutto il latino perché è stato sempre il mio primo amore, ma allo stesso tempo mi scontravo con la burocrazia, con le imposizioni dall'alto, con la proibizione spesso di parlare latino in classe. E allora, quando nel 2018 Fabio Copani, fondatore di Atena Nova, un'altra scuola online di lingue classiche, mi chiese se volessi insegnare per loro, accettai con piacere. Per 2 anni, quindi, insegnai latino presso Scuola Nova, utilizzando sempre il libro Famiglia Romana e facendo lezioni su Zoom a un pubblico italiano di persone di varie età, per lo più età adulta o pensionati. Facciamo una piccola digressione. Questo infatti è il mio stultofonum, il mio telefono, dall'anno 2007. È sempre stato questo il mio telefono, non ho mai sentito il bisogno di fare l'upgrade a un telefono più intelligente, fino a un certo punto. Infatti nel 2017, l'anno in cui tanto è successo col mio trasferimento in Belgio, ho sentito finalmente il bisogno di comprare un Kalidophonum, un telefono intelligente. Si potrebbe poi obiettare su quale dei due telefoni sia il più intelligente. Perché, chiederete voi, perché ho sentito questo bisogno impellente? Perché in quegli anni cominciavo a scoprire e cominciavano a nascere i primi podcast in latino. Ecco i pionieri, Quomodo Dicitur, uno show di intrattenimento in latino prodotto da 3 insegnanti americani, Latinitium del nostro Daniel Patterson e Sermones Raedari, in cui il famoso Alexander Veronensis si interrogava in latino su questioni di didattica e raccontava la sua vita di insegnante. E allora mi sono detta, ego quoque, anch'io voglio cominciare un podcast. Detto, fatto, con il mio Kalidophonum alla mano, nel 2018 ho fondato Satura Lungs, decidendo di dare questo nome. Satura Lungs è un piatto di primizie miste offerte agli dei, perché non sapevo esattamente che argomento avrei scelto per il mio podcast. Quello che sapevo era che volevo anch'io lanciare la mia voce nell'etere ed essere parte di questa rivoluzione tecnologica del latino. Ho iniziato quindi a pubblicare a cadenza settimanale degli episodi di podcast nei quali chiacchieravo in latino del più e del meno, inizialmente con il primo obiettivo di migliorare la mia eloquentia latina. Pochi mesi dopo è arrivato il canale YouTube e la newsletter Epistulae, e da qui è iniziato tutto. Col passare del tempo con i podcast mi sono lasciata un po' prendere la mano, e infatti oggi non ho solo un podcast, ma 3. Litterae Latinae Simplices, nelle quali ripercorro la storia della letteratura latina in latino semplice. Questo podcast centrale che si chiama Satura Lungs ed è la continuazione di quello storico destinato a un pubblico intermedio. E Rara Avis, un podcast per il quale pubblico ogni anno una nuova stagione, pensato per chi è già a un ottimo livello di latino, nel quale intervisto e chiacchiero con altri insegnanti o persone che hanno una certa rilevanza nel mondo del latino parlato. Non solo io mi sono fatta prendere la mano, infatti questi sono solo alcuni dei podcast interamente in latino che possiamo ascoltare oggi. Molti dei creatori di questi podcast sono miei amici o lo sono diventati in seguito. E, come dicevo, il podcast è stato l'inizio di tutto. Infatti, nel giro di pochi mesi mi ha notato Repubblica e ha scritto su di me un articolo che mi ha portato un incredibile afflusso di pubblico su YouTube, pubblico più o meno interessato e più o meno al corrente di quello che effettivamente stavo facendo nel parlare latino. E nel 2018, in estate, ho partecipato in qualità di partecipante, di studentessa, al corso estivo di Latino Vivo Caelum a Madrid, durante il quale ho conosciuto colleghi insegnanti e podcaster, e qualche anno dopo la pandemia, sono stata invitata allo stesso Caelum in qualità di insegnante. Ai tempi del Caelum del 2018, oltre ad aspettare la mia prima figlia, stavo
partorendo anche il mio primo corso online. Infatti mi ero detta, ma se io tramite Atena Nova utilizzo il libro Famiglia Romana per insegnare su Zoom, perché non registrare un corso basato sullo stesso libro, magari arricchendolo di altri materiali? E anche qui, detto fatto, mi misi subito all'opera a registrare questo nuovo corso. E durante Kailum, io 25enne, mi sono avvicinata a due dei mostri sacri del latino, Casper Porton, olandese fondatore di Addisco, e Roberto Carfagni, italiano a capo di Scuola Latina, e ho parlato loro della mia idea. Non conoscevo infatti, e probabilmente non esistevano ancora, corsi online, quindi registrati interamente in latino, destinati a un pubblico di principianti. Loro, come sempre, sono stati di grande incoraggiamento e supporto e forte del loro benestare. Ho proseguito nella creazione del corso. Poco dopo ho richiamato Casper per chiedergli se potesse aiutarmi a rendere legale ciò che stavo facendo. Infatti, anche se alcuni trascurano o ignorano questo aspetto, chiunque utilizzi il libro di Orberg a scopi didattici, tanto più in un corso online, è tenuto a pagare delle royalties non a lui, che è morto qualche anno fa, ma ai suoi eredi. E Casper in questo mi poteva aiutare. Infatti ha un accordo con gli eredi di Orberg e grazie a loro può dare la licenza di utilizzare i loro materiali dietro pagamento di alcune royalties a chiunque glielo richieda. Ed ecco, nel 2019, dopo mesi e mesi di registrazione, il mio corso Gustatio Linguae Latinae era pronto. Più di 70 ore di latino registrato, strutturate intorno al libro di Orberg, ma con molto materiale che avevo creato io ad hoc, mantenendo i principi di progressività e gradualità di quel libro. Avevo aggiunto sezioni di letteratura, nelle quali leggiamo brani tratti appunto da opere latine di ogni secolo, adattate in tre livelli al capitolo che attualmente stiamo leggendo in Famiglia Romana. Ho aggiunto delle sezioni di civiltà, dando quindi un'infarinatura anche della storia della civiltà romana, e così via. Oggi più di 600 persone sono passate per il mio corso. Sono persone di tutto il mondo, infatti dal momento che uso esclusivamente il latino posso rivolgermi a un pubblico internazionale. Sono persone anche di tutte le provenienze, di tutte le età, certamente la fascia più rappresentata è quella della mezza età o della tarda età, infatti molti sono pensionati. Non mancano però gli iscritti più giovani, studenti, sacerdoti o semplici appassionati e curiosi che vogliono prendere in mano o riprendere in mano i ricordi liceali del loro studio del latino. Ed ecco alcune delle testimonianze entusiaste che ricevo ogni giorno. Jan mi dice che non gli sembra vero di ascoltare più di 30 minuti di latino e comprendere tutto senza sforzi e che non l'ha mai sperimentato prima. E Keith Sare, un collega insegnante di latino, mi dice addirittura che il mio corso è un tesoro di pedagogia che supera di gran lunga ciò che ho proposto nelle tradizionali università americane. Ora, non so se davvero merito tutti questi elogi sperticati, quello che però so è che insegnare e imparare il latino come se fosse una lingua viva è il metodo più efficace se fatto bene. Questo me l'ha dimostrato la mia classe, che era la più eccellente del liceo Beccaria di Milano. E adesso ho grandi piani in serbo per Gustatio Linguae Latinae. Infatti penso sia arrivato il momento, dopo 4-5 anni, di rinnovare completamente il corso. Mi sono imbarcata nella titanica impresa di registrare nuovamente tutte le lezioni, che pure erano ottime così com'erano, come non mancano di sottolineare i miei studenti, ma che volevo aggiornare e rendere più corrispondenti all'insegnante che in questi anni sono diventata, aggiungendo ancora più interattività, impostando un programma di mentoring che permetta una maggiore interazione tra gli studenti nuovi e quelli passati e rispettando ancora più da vicino i principi di gradualità e di comunicazione che voglio utilizzare in questo corso. Ed ecco a grandi linee le tappe della mia storia e di quella del latino e i social media.
Se volete vedere un esempio di come insegno, o anche più di uno, vi suggerisco di cercare su YouTube il mio canale Satura Lungs. Lo trovate anche sotto forma di podcast o come pagina Facebook, ma i miei canali principali sono i podcast e YouTube. E se volete ricevere una lezione molto simile a quelle che troverete in Gustatio Lingua Latinae, non vi resta che cliccare il link citato nella biografia, Catullus Carme, iscrivervi e così verrete immessi nella mia newsletter, che è scritta in inglese, non in latino, visto che mi rivolgo anche a principianti completi, sarebbe assurdo parlarli esclusivamente in latino al di fuori delle lezioni, e potrete vedere come insegno e come ho contaminato l'approccio Urberg con comprehensible input, l'approccio comunicativo e i grandi esempi di buoni insegnanti con i quali ho il piacere di avere a che fare. Ho finito e se ci sono domande sono a disposizione. Grazie. Grazie a Irene Regini che con questo suo percorso biografico ci ha arricchito il quadro delle opportunità che si hanno adesso per approcciare al latino, perfezionarlo o comunque allenarlo. Adesso sono molto curioso di sentire, chiamando al tavolo la professoressa e i ragazzi dei licei poliziani di Montepulciano, professoressa Sonia Casini, Francesco Zacchei, Elena Olmi e insieme anche a Giampiero Turchi e a Givan, non so se lo dico bene, Badagliacca d'Italia 3D Academy. Prego, venite pure, vi lascio il posto. Salve, e facciamo partire la persona che spiegherà che cosa vogliamo fare. Non si sente il lapide. Un problema tecnico. Qui mia occasione. Allora, basta, faccio fingenti dette indica problema tecnico. Il bello della diretta. Salve, mi nome è Gaius Ora... Corpus, et figulus sum me officina Rome, apud Caesaris forum concursibus inter Milanis et Clavis sectatores deleta est. Tunc Marcantoni incurri, qui mia occasionem, vas Iulio Caesari fingenti deit, indicans officina miniaturia. Antonius, minivasum facendum esse dixit, ut victoriam Iulii Caesaris contra Gallorum regem per cingetoricem honoraret. Studio inceptus munus magno con gaudio suscepi. Opus meum mirabile est. Argillam fingo, vasa fictilia intorno dispono, in formis decoro et in fornace impono, quae colore pulcro rubra finunt. Cupio con primum incipe, ubi primum hoc fecerim, deferam ad Caesarem. Itaque ad officina miniaturia veni, ut fictile vas, apud manneium, figulum fingere. Sì, buonasera, grazie per l'ospitalità in questa splendida Curia Iulia. Per noi è un onore essere qui come licei poliziani perché abbiamo da tempo iniziato un progetto che parte da lontano, cioè dall'età romana, nello studio cioè della storia antica nel biennio. Io sono insegnante di italiano e latino e con questi ragazzi ho cominciato così a indagare sulle evidenze archeologiche del nostro territorio. Noi veniamo dal liceo di Montepulciano in provincia di Siena, in Toscana, e parlando con i ragazzi mi sono resa conto che per loro la storia romana era una storia distante.
quindi l'idea di rendere così visibile quello che non è più e di far rivivere quello che i nostri antenati ci hanno lasciato. Il personaggio che voi avete visto parlare, animato naturalmente dal nostro partner che è Italia 3D Academy e Fondazione Franchi, ma i dialoghi, diciamo così, poi di cui parleremo, scritti dai ragazzi, è un personaggio realmente esistito. Si chiama Gaius Umbricius Cordus, un ceramista che ha lavorato dunque tra la seconda metà del primo secolo avanti Cristo e la prima metà del primo secolo dopo Cristo proprio nel territorio dell'Etruria. L'agenzia Umbricia è un'agenzia che proviene da Firenze e che l'antica Florenzia aveva dunque un fundus nella nostra terra e in quel territorio lui ha operato dedicandosi a una particolare attività. La storia però del nostro progetto, che poi ora sta diventando appunto un videogioco, è nata attraverso però la progettazione 3D e dunque la realizzazione in 3D di una serie di evidenze archeologiche che ora però nel territorio non sono più visibili. Nella immagine che voi vedete si vede l'icona di un'app. Abbiamo cioè realizzato un'app scaricabile da Google Play e Apple Store gratuitamente. Il nome che riporta questa app è la Stazio Malliana, cioè un'antica stazione di posta, una manzio, sulla viabilità romana, afferente all'antica Cassia, frequentata per circa 700 anni e che noi abbiamo fatto rivivere attraverso, diciamo, un percorso prendendo spunto dalla tabula peutingeriana, che è appunto questa mappa di età medievale che ricostruisce un po' la viabilità di età romana, e ne abbiamo così fatto una pagina iniziale della nostra app, quindi individuando i siti principali e cliccando su questi siti non solo si riesce a capire esattamente l'individuazione, quindi su Google Maps, le indicazioni stradali o a piedi, eccetera, eccetera, ma anche un'espansione che narra in due lingue la storia di questi insediamenti. Questo è il primo, diciamo, insediamento più significativo nel nostro territorio. L'altro insediamento è quello che si riferisce all'attività appunto di Umbricius, cioè quella della ceramica. Il nostro è un territorio a vocazione, diciamo così, ceramica. Sul luogo della cosiddetta fornace Poggetti si trova la materia prima, si trovava all'epoca il legname, si trovava l'acqua per impastare e il nostro Umbricius lì aveva la sua attività. Queste due immagini rappresentano il tipo di ceramica di cui noi abbiamo parlato e stiamo parlando. Si chiama sigillata perché era decorata e aveva il suo centro di produzione maggiore Arezzo. Quindi noi ci troviamo in una realtà un po' distante dal centro di Arezzo, già in provincia di Siena, quindi un unicum per una serie di motivi, per esempio il fatto che Umbricius bollasse i suoi vasi. La caratteristica della sigillata è proprio questa, cioè una specie di marchio di fabbrica in cui lui poneva il suo genitivo, quindi a dire di cordo, questo marchio ha permesso di valutare che all'interno della fornace erano due forni, si realizzassero sia appunto laterizi che ceramica fine d'ammensa, una ceramica che nella seconda metà del primo secolo avanti Cristo cominciò a diffondersi nei ceti medio-bassi perché si otteneva anche a un prezzo accettabile. E nella immagine di sinistra voi vedete una matrice, perché l'evoluzione della decorazione della ceramica da liscia diventerà quindi con decorazioni applicate e poi con la decorazione a matrice. E qui si vedono le immagini che tra l'altro sono state riprese dal Museo Mecenate di Arezzo, che è stato il nostro, come dire, la nostra guida anche nella ricostruzione delle fasi della lavorazione della sigillata.
il ceramista che appunto viene rappresentato nella sua attività di lavorante insieme a una serie di attrezzi ad hoc che servivano proprio a realizzare le matrici, i cosiddetti punzoni. Nunc, ic, alzum et vobis anc pulchrum officinam fictilem ostendere vor. Ic, Manneius Figulus, mi venigne accervit, et me vas, in sua officina facere permisit. In hac, a retina vasa videte, ita dicta quod maximo pars, in arrezzi producitur. Sigillata, autem appellatur, quia Figulus, quia figit, suo nomine in planta pedis, et tavolanzata signa. Hic enim multa vasa fictilia figuli finserunt, quae suum nomen referunt. Meum vas ubi primum perfectum est, nomen meum habebit, cordus, des ex cordu, ex gaium dicio cordu. In altra, autem lateres, tibulasque duci. Buonasera, io sono Francesco Zacchei della quarta di scienze applicate dei licei poliziani e io e i miei compagni partecipiamo a questo progetto realizzando in 3D gli oggetti che poi verranno messi all'interno del videogioco. Questo è ormai il terzo anno che ci vede impegnati nel corso di disegno 3D che arriverà a sfiorare le 100 ore circa di formazione. Il primo anno abbiamo utilizzato un programma chiamato Rhinoceros che è utilizzato soprattutto per oggetti di piccole dimensioni e molto dettagliati, appunto per creare con maggior fedeltà gli oggetti ritrovati nei reperti degli scavi. L'anno scorso e quest'anno invece abbiamo usato e stiamo continuando ad usare il programma 3D Studio che è utilizzato molto più per l'architettura e l'ingegneria, appunto per creare oggetti e strutture come la fornace Poggetti. E quindi com'è possibile ricreare strutture del genere partendo da delle immagini in 2D? Com'è appunto possibile ricreare degli oggetti in 3D? Bene, si parte da dei disegni, delle immagini, appunto presi dai reperti degli scavi e partendo magari dalla piantina possiamo appunto prendere il perimetro e da una volta ripassato il perimetro, delimitato, possiamo con il programma estrudere la figura, quindi creare un'altezza e possiamo quindi andare a definire le mura. Dopodiché, utilizzando altre immagini da varie angolazioni, possiamo capire qual era la forma della nostra fornace e possiamo andare ad aggiungere degli archi, delle cupole, magari andando a sottrarre dei fori, così da poter ottenere la forma sperata, desiderata. Dopodiché si aggiunge una texture e andiamo a renderizzare il tutto per ottenere una qualità e una risoluzione dell'immagine migliore. Questo è appunto il forno, la fornace finita, e questo è il procedimento che andiamo a utilizzare per creare e realizzare ogni struttura e ogni oggetto nel gioco. Gli oggetti ovviamente più importanti sono gli oggetti in ceramica che uscivano dalla fornace di un bricio cordo e appunto qua ne abbiamo un esempio che è questo bellissimo vaso. Grazie. Allora, noi di Italia 3D Academy, questo progetto che è partito proprio dall'idea dei licei poliziani e dai ragazzi, in questa attività ci siamo divertiti e abbiamo dato tutto il nostro supporto, per cui utilizzando anche tecnologie più moderne che possiamo sfruttare,
abbiamo fatto una cosa anche molto particolare, sempre con la collaborazione del Museo Cinzio Mecenate di Arezzo. Abbiamo avuto la possibilità addirittura di avere questi vasi fuori dalle teche e poter fare quella che è in gergo chiamata fotogrammetria. In pratica, da quel vaso abbiamo rielaborato quello che erano le decorazioni. Questo è uno dei vasi che erano stati realizzati proprio con queste fornace di quella zona, e questa è la ricostruzione 3D. Questo vaso farà parte del videogioco, perché naturalmente durante queste attività di laboratorio con i ragazzi si è sempre incominciato a dire: beh, come possiamo sfruttare questi oggetti che stiamo facendo? Vediamo di creare un qualcosa di interessante, e devo dire che ci siamo meravigliati quando a un certo punto da questa battuta ci è arrivato uno storyboard, una sceneggiatura di gioco piuttosto particolare che poi diventerà il progetto stesso. Progetto che tra l'altro poi è stato presentato durante il PNRR direttamente alla Comunità Europea, che ha avuto un finanziamento per cui verrà sviluppato sia un videogioco che un allestimento museale tramite il Circolo Fra Jacopo di Torrita di Siena. Dato anche il Comune di Torrita di Siena ci ha messo a disposizione uno spazio dove diventerà un museo interattivo e reale. Questo che vedete sono comunque altri elementi che sono stati trovati durante gli scavi. Questo ad esempio è un particolare vaso in vetro cammeo che è stato trovato intorno al 1800, proprio mentre facevano la stazione di Torrita di Siena. E questo proprio sono attività di laboratorio che abbiamo fatto con i ragazzi, e questo è il risultato finale. Ora qui purtroppo non rende molto bene, ma questo vaso è leggermente trasparente e un briscio in questa storia che ci siamo inventati, in parte reale, abbiamo fatto che ha realizzato vari elementi. Questo qui no, questo non è un vaso realizzato da lui. Ma come nasce, ecco, proprio l'idea del videogioco? Vi dicevo che proprio l'idea è venuta dai ragazzi, e adesso facciamo sì che i ragazzi vi spieghino proprio come è partita l'idea. Allora, io qui sono portavoce di coloro che hanno poi scritto, insomma, la sceneggiatura. Non sono tutti, naturalmente, qui c'è solo una rappresentanza. Ci sono ragazzi che sono già in quinta, che hanno fatto la storia in seconda. Il videogioco nasce da un'idea, c'è un'idea di fondo che deve diciamo ispirare, no? Gli studenti, l'idea di far rivivere un bricio come se fosse ancora tra noi, immaginando che si possa muovere tra i resti, diciamo, che noi abbiamo poi ricostruito e resi visibili, quelli archeologici, e la storia di un bricio parte dal Foro di Cesare. Siamo nel 52 a.C., durante gli scontri, appena detto, un bricio appunto tra Miloniani e Clodiani, e lui perde la sua bottega. Quindi viene in Etruria dove ha un fundus, potrà dedicarsi all'attività ceramica, ma non senza una serie di disavventure. La scrittura creativa nasce da una classe in cui non si studia il latino, quindi una classe che servirà poi per creare dei dialoghi che siano, diciamo, con un lessico quotidiano. I miei ragazzi sono abituati al latino letterario, invece con questa esperienza si sono abituati a lavorare sul latino lingua viva. Quindi il latino diventa una lingua viva, come un bricio è diventato vivo tra noi, perché ormai fa parte della nostra classe, delle nostre attività. Tra l'altro poi vedrete a quale fisionomica ci siamo ispirati per renderlo vivo e per sentirlo vivo tra noi. E qui c'è un'esemplificazione del dialogo. Un bricio arriva in Toscana, ovviamente qui è un semplice estratto, ha questo incarico, dice: ora che ci penso, conosco un certo Manneio, anche quello un ceramista, quindi attestato nella fornace Poggetti, dunque la storia è verosimile. Quindi diciamo che l'aspetto ludico rende la storia interessante, no? Come dice Manzoni nei Promessi Sposi. Quindi diciamo che noi abbiamo un po' inserito storia e invenzione, rendendola però accompagnata dalla ricostruzione dei reperti, delle strutture, e quindi seguendo una linea del tempo attendibile. E abbiamo coinvolto anche i genitori addirittura, che diventano un po' fumettisti. Questi sono soltanto dei bozzetti. Qui viene riassunta la storia iniziale, in cui appunto un bricio perde la sua
diciamo, Fornace e poi viene in Etruria. Naturalmente la storia si carica di una serie di colpi di scena, di vicende diciamo rocambolesche, Umbricio ha il carro rotto, quindi incontra una, diciamo, una erborista che è non vedente. Ci sono storie dunque di inclusione, di altra, diciamo così, di incontri con altre culture. In fondo Umbricio è un esule, è colui che perde tutto e fuggendo da Roma viene a fare fortuna in Etruria e farà fortuna certamente in Etruria, nonostante una serie di imprevisti che capitano a lui. Tra l'altro la nostra erborista Leucotea parla in greco, quindi abbiamo anche tirato dentro la sezione classica, quindi che ringrazio per la collaborazione e che non abbiamo messo però sulle slide perché la giornata era strettamente, diciamo, per noi dedicata al latino. Buonasera a tutti, io sono Elena Olmi della quarta B del liceo scientifico e insieme ai miei compagni ci siamo occupati di praticamente tradurre quelli che erano i dialoghi creati invece dai ragazzi della quarta D, quindi delle scienze applicate. Intanto, come potete vedere, ci sono due immagini. Quella sulla sinistra, questa qua, è appunto il bozzetto da cui siamo partiti per realizzare poi la figura appunto di Umbricio, mentre invece quest'altra immagine rappresenta proprio poi la sua elaborazione in 3D. Quindi, come ho detto, noi ci siamo occupati della traduzione, però ci siamo anche divertiti andando fuori da quello che è magari il latino tradizionale scolastico che è normalmente studiato appunto a un liceo scientifico. Quindi siamo partiti prima da una cosa più scolastica, più vicina a noi, che quindi è praticamente l'aggiunta di una parte alla orazione di Cicerone, appunto, della Promilone. Quindi, come ha detto prima la professoressa, si parla di un periodo in cui ci sono gli scontri tra Miloriani e Clodiani e in questa orazione Cicerone difenderà appunto Milone che era stato accusato dell'uccisione di Clodio. Dunque questa è stata proprio un'aggiunta quindi a quella che è la Promilone nella parte finale che si troverà all'inizio del gioco e per realizzare questa traduzione ovviamente noi ci siamo rifatti proprio alle regole praticamente della Promilone stessa, quindi per esempio l'utilizzo del plurale maiestatis oppure della concinitas, quindi dell'armonia, oppure per esempio anche, e non meno importante, il pathos che sicuramente Cicerone metteva nel compiere le sue orazioni e quindi convincere gli avvocati nella difesa o nell'accusa di alcuni deputati, alcuni imputati. E invece il secondo testo che possiamo osservare fa riferimento a una frase, cioè praticamente che dirà lo stesso Umbricio nel momento in cui gli si rompe il carro. E dunque qui abbiamo utilizzato una lingua che è più lontana da noi, che si rifà al Sermo Quotidianus, quindi abbiamo un Umbricio che praticamente parte da Roma e va in Etruria, come ha detto la professoressa, per creare il suo vaso e qui invece abbiamo utilizzato una lingua quindi più vicina a noi, in più diretto contatto diciamo anche con il pubblico. Infine ci siamo allontanati proprio del tutto da quella che è appunto lo studio del latino a scuola, in primo luogo perché comunque noi siamo abituati a tradurre dal latino all'italiano e non viceversa, invece in secondo luogo perché appunto ci siamo divertiti proprio a creare giochi di parole, a usare insomma i significati ambigui delle parole che magari non si conoscono nemmeno in italiano per creare degli indovinelli come questi che si vedono sia in questa slide che in quest'altra. E ci tengo a ringraziare appunto la professoressa Sonia Casini e il professor Turchi per averci coinvolto in questo progetto perché sicuramente è stato un modo diverso per approcciarsi al latino e anche per divertirsi insomma anche in altri ambiti perché comunque abbiamo partecipato a questo corso di 3D che magari in una scuola appunto tradizionale scientifica non verrebbe fatto e quindi grazie. Vobis stazione Malliana Mostendam, edificium iuxta, iter quod feci, ubi, cum Roma venirem,
Festus requieri. Istazione Malliana, viatores animus reficiunt, cibum sumunt et etiam dormunt. Tam ne bene caveant, nam latrones periculosi sunt, per certim cum viatores pecunium per bona secum ferant, quae furto digna sunt. Allora, la storia di Umbricio naturalmente passa anche per la Stazio Malliana, che è poi l'insediamento forse più significativo. Una stazione di posta frequentata dalla seconda metà del primo secolo a.C. fino al quinto d.C. Quindi sicuramente una manzio che accoglieva i viaggiatori sulla viabilità romana. E noi siamo partiti naturalmente sempre dalle fonti, cioè dalle informazioni che gli archeologi ci hanno lasciato. Io sono stata coinvolta particolarmente nel progetto perché poi la mia è una formazione archeologica, ho scavato in queste attività sia da studente universitaria che poi da appena laureata. E quindi le informazioni che sono derivate dalle indagini di scavo, qui vedete tra l'altro un saggio fatto proprio sulla territorio, no, della Stazio Malliana, che ha permesso poi una ricostruzione esatta appunto della pianta da parte degli archeologi. Ricostruzione in 3D di cui si è occupata appunto Italia 3D Academy, e quindi lascio la parola a Turchi. In pratica, proprio come avviene facendo i rilievi per la ricostruzione di una casa, da quello che è quello scavo, da quello che è quel punto rosso che vedete, noi praticamente abbiamo cominciato a rielaborare con software, addirittura siamo passati dall'archeologia ad un software di modellazione parametrica, quindi siamo passati proprio ad un software estremamente sofisticato che nasce proprio per fare grattacieli, che strutture del genere. Per cui abbiamo realizzato quella che è la struttura, da questa struttura abbiamo incominciato poi a divertirci con i ragazzi e l'abbiamo trasformata visitabile. Quello che vedete sono le schermate, così come prima quando vedevate Umbricio che parlava, sarà la persona, il personaggio che si trova all'interno del videogioco e all'interno poi del museo che descriverà tutto. Quello che vedete è la stazio, cioè questa stazione che si trova lungo questa via che permetteva ai viandanti di potersi riposare. Questo esempio è l'immagine interna, addirittura l'immagine interna dove in questa versione qui abbiamo tutti gli elementi interni che sono programmati in intelligenza artificiale, quindi tutti i personaggi si muoveranno dentro senza sapere esattamente da chi parte, di chi crea l'ambiente e come è stato realizzato. Italia 3D Academy è partner accademica di Unreal Engine, che è uno dei motori più potenti per sviluppare videogiochi e creare broadcast televisivi, e lavoriamo proprio con questo software, e quello che vedete sono proprio queste immagini. Questo è come ci siamo immaginati l'interno di questa stazio, dove alla fine potevano poi rifocillarsi, riposarsi e a quel punto poi anche far riposare i cavalli all'esterno, e da qui poi parte proprio tutto il percorso. Questo invece ad esempio è proprio dove inizia il gioco e dove realmente poi siamo qui. Praticamente cosa succede? Questo è il foro di Cesare, come ho detto Umbricio parte proprio da Roma, quindi questo è il foro che praticamente dove siamo in questo momento. Da quelle che sono le planimetrie che abbiamo potuto trovare in internet, bene, abbiamo ricostruito il foro in scala 1 a 1 e questo è il risultato realizzato anche qui con una tecnologia nuovissima, perché è una tecnologia chiamata Naniti, sviluppata all'interno di Unreal, che permette di arrivare a dei dettagli elevatissimi e saranno visualizzati all'interno del videogioco. Videogioco e museo. Quindi questo qui che vedete è la ricostruzione proprio del foro di Cesare, e proprio oggi eravamo qui a vedere le misure per vedere un attimino se avevamo azzeccato quello che era dai rilievi che abbiamo potuto trovare, se su per giù c'eravamo come misure, come caratteristiche. Devo dire che all'incirca siamo molto vicini alla piazza centrale, che è 100 metri di lunghezza, escluso i portici, e lo stesso vale per la larghezza, che è di 50 metri. È a scala 1 a 1, quindi la grandezza è reale. E questo farà parte naturalmente del gioco. Naturalmente in quella fase del gioco la costruzione del tempio in realtà non sarà visitabile come realmente era intorno al 49-50 avanti Cristo. Autem non tinac machina sum, nescio quis meoc posuerit, tantum scio, me pereus qui revivisere fecerunt, meam historiam narrare posse. Immo ad vos eus introducere volo.
Buon pomeriggio, sono Givan Badagliacca, il responsabile grafico di questo progetto, dove mi sono occupato insieme anche ad altri collaboratori e ai ragazzi del liceo Poliziani della realizzazione del personaggio di Umbricio che avete visto poc'anzi che parlava. Ovviamente Umbricio, come è stato detto, è esistito, ma ora sfortunatamente è morto e non è qui per raccontare la sua storia dal vivo. E tramite i bozzetti datici dai ragazzi del liceo di Poliziani, basati su un ragazzo, su uno studente, penso, è stato realizzato il modello 3D di Umbricio sfruttando la tecnologia di MetaHuman. Cos'è MetaHuman? MetaHuman è la nuova tecnologia sviluppata da Unreal Engine che permette la realizzazione di personaggi umani fotorealistici. È stata sviluppata in primis per l'uso cinematografico, esempio l'utilizzo ultimo è stato nel Mandaloriano, che è una serie andata su Disney Plus. Determinati personaggi quasi di fantasia sono stati realizzati con questa tecnologia. A parte la ricostruzione di Umbricio, che è stata fatta totalmente da zero, abbiamo ricostruito anche alcuni di noi, per esempio questo sarebbe il mio collega, il professor Turchi, che è stato realizzato tramite la tecnica della fotogrammetria, in quanto questa tecnologia, questo processo può iniziare o tramite delle fotografie del soggetto interessato o tramite proprio la scannerizzazione 3D del volto. Il processo della realizzazione della testa del mio collega è stata fatta tramite la tecnica della fotogrammetria, che è questa tecnica da cui da delle foto un software Reality Capture riesce a calcolare le reali dimensioni del volto e a trasformarle in una mesh poligonale, in un oggetto 3D. La seconda immagine è la mia ricostruzione più o meno approssimativa, anche perché c'è da dire che questo software, per quanto sia potente, ha non è proprio preciso, però diciamo la somiglianza è quasi perfetta. E poi l'ultima invece è la realizzazione di una delle studentesse del liceo Poliziani, che è presente qua alla mia sinistra, Elena. Abbiamo fatto le riprese un giorno durante una lezione su questo engine, e questa invece è stata fatta con la tecnica delle fotografie tramite l'iPhone, in quanto questa tecnologia è una tecnologia che si può sviluppare tramite cellulare ed è libera a chiunque, in quanto Unreal Engine l'intento di basare questa tecnologia non è voluta solo alle grandi aziende, ma anche al pubblico, quindi è una tecnologia aperta al pubblico. Ecco, naturalmente, torno indietro. Allora, naturalmente le immagini che vedete saranno parte del gioco, per cui io praticamente all'interno del gioco sarò Cicerone, dove inizia l'avventura. Givan sarà uno dei banditi che faranno vari dispetti a Umbricio e anche Elena sarà parte sarà la moglie del vasaio, la moglie del mastro vasaio che si trova direttamente a Torrita di Siena. E naturalmente per noi Umbricio è parte integrante del nostro progetto, per cui anche Umbricio, che per noi ormai lo consideriamo vivo a tutti gli effetti, infatti quando ci hanno chiesto chi parlerà alla presentazione, c'è Umbricio, ci siamo noi, per cui per noi Umbricio è vivo e è giusto che anche lui faccia saluti. Nunc vobis, salutem dico, brevi tempore, attendite. Lo staff, tutta la squadra dei licei Poliziani e di 3D Academy, sicuramente è stata un'esperienza per voi formativa, perché io credo che proprio la creazione dei giochi, in particolare dei giochi digitali come questo, obblighino gli autori a prendere delle decisioni, a fare delle scelte,
che sono le stesse poi dell'archeologo, dell'architetto, dello storico dell'arte, che devono ricostruire e integrare prendendosi appunto delle responsabilità, delle scelte, e questo poi quando è fatto in modo corale, condiviso come in uno staff creativo di un gioco, sicuramente funziona anche per memorizzare e fissare degli aspetti che in principio uno magari sottovalutava. Adesso abbiamo l'ultimo intervento e invito al tavolo Sonia Morganti, Francesco Vacca e Silvio Costa, non so se poi parlate in ordine, cominciano loro due, che hanno dato vita a questo progetto Nubes, fumetti in latino. È un progetto nuovo, ma loro sono esperti del settore tutti quanti, e adesso ci racconteranno appunto questo lavoro che ha già avuto degli esiti, e sentiamo anche le prossime tappe del progetto Nubes. Buonasera a tutti, salve, grazie per essere qui. Allora, noi siamo quelli dei fumetti. In particolare io e Francesco Vacca siamo due dei tre soci fondatori di Iperurania Publishing, che è una piccolissima casa editrice, di cui però Nubes è il marchio che si vuole specializzare sulle storie di storia, in particolare storia del mondo antico. La nostra terza socia, Valentina Venegoni, non è qui perché abita a Milano, quindi ciao Mediolano, ma è direttamente dalla Curia. Ora, noi siamo appassionati ovviamente di fumetto e come tali sappiamo che l'idea di poter leggere una storia che ci incuriosisce, che ci attrae, spesso spinge a superare il limite linguistico, e più o meno tutti ci siamo presi a volte un fumetto in una lingua che non conoscevamo perfettamente, che magari avevamo studiato tanti anni fa o semplicemente era un po' simile all'italiano. A dire la verità, chi frequentava Illo Tempore, Expo Cartoon, se lo comprava addirittura in giapponese, con tanto con l'ausilio delle immagini, magari questa bella storia riesco a leggermela o perlomeno a intuirla. Da qui quindi a dire perché non fare anche un fumetto in latino, il passo è stato breve. D'altronde il nostro obiettivo era fare storie belle che quindi non si facessero fermare né dai paletti del mercato né da quelli delle lingue. Siamo anche appassionati del mondo antico. Siamo arrivati a questa passione per vie diverse, l'abbiamo sviluppata in maniera differente e quindi diverse sono anche le nostre competenze. Incontrando altre persone che sono qui con noi questa sera, abbiamo creato una squadra ed è nato il progetto di Origines Pictae. È il nostro primo fumetto, non è l'unico e non è l'ultimo perché altre cose bollono in pentola. Per questo fumetto in particolare, io e Francesco ci siamo occupati delle storie, che sono sempre il primo mattone per un fumetto. E come abbiamo detto, il nostro interesse era che fossero belle, che fossero attraenti, appaganti, proprio per superare, diciamo, quella diffidenza che ci può essere quando si va a leggere in una lingua diversa. In particolare per questo fumetto, per Origines, abbiamo scelto di lavorare su 12 storie che dovevano essere brevi, indipendenti l'una dall'altra e dovevano essere piacevoli e rispettose del mondo antico, varie per genere e per tema. Spieghiamo perché. Il primo punto, cioè storie brevi, è per dare al lettore l'appagamento che si crea quando riesce a leggere una storia dalla A alla Z, dal principio alla fine. Questo per venire incontro magari al, io per simpatia penso all'impiegato che torna dall'ufficio stanchissimo e legge la sera, ma pensiamo anche magari all'adolescente, allo studente che ha tutti i pensieri dell'epoca e quindi ha magari una capacità di concentrazione più scarsa. Riuscire a leggere una storia per intero dà una grande soddisfazione, e la soddisfazione e il piacere secondo me aiuta veramente tanto all'apprendimento, quindi a conservare quello che si legge. Il secondo punto, che per noi anche era fondamentale, è che le storie fossero varie per genere, per tono narrativo, per stile. Questo sia per venire incontro alla varietà dei gusti personali, ma anche all'ispirazione del momento. Questa sera non ho voglia di leggere una storia drammatica, né voglio una ironica. Ce ne sono alcune di un genere e alcune di un altro. Alcune sono di pura fantasia, altre invece si basano su fatti storici realmente accaduti.
In questa maniera si viene incontro un po' davvero a tutti i gusti e si favorisce la voglia di leggere. Infine, volevamo che fossero storie belle, rispettose del mondo antico, piacevoli da leggere, ma comunque coerenti con quello che andiamo a raccontare, documentate, attente, ma rese accattivante dal ritmo narrativo e dalle tecniche narrative moderne. In questo senso, il nostro obiettivo è ricordare che le lingue non sono mai uno scoglio, ma sono delle navi, servono a mettere in comunicazione, sono dei vettori di emozioni che le portano da una persona all'altra. E questo viaggio è bellissimo e vogliamo che ogni volta che uno si trova in mano un fumetto, che sia in francese, che sia in spagnolo o perché no in latino, si ricordi di questo fatto. Nel fumetto in particolare poi c'è l'ausilio del disegno. In questo caso, in questo fumetto in Origines, per un primo livello di lettura e di lettore, chiaramente il disegno aiuta la comprensione del testo e rinforza anche le emozioni veicolate dalla storia. Ma un lettore più attento, che magari conosce bene quella storia o l'archeologia o la lingua, noterà che, grazie alla perizia del nostro Silvio, sono state messe altre informazioni e si è voluto ricostruire in maniera molto precisa questo mondo che amiamo. In questo senso, il fumetto, avendo l'idea, la parola e l'immagine che concorrono tutte insieme in un'unica direzione, è un mezzo narrativo particolarmente potente e di questo suo potere, sicuramente ci può parlare meglio Francesco, che di fumetto vive e ci lavora proprio come sceneggiatore professionista. Salve a tutti. Si sente? No. Si sente? Sì, decisamente meglio. Allora, sì, Sonia diceva, il fumetto per noi è una passione, sì, per me anche lavoro perché scrivo per Topolino e insegno in una scuola di fumetto. Il fumetto è un linguaggio, come il latino è una lingua, e proprio qualche giorno fa a scuola ragionavo di questo, parlavo della gabbia, cioè del modo di disporre le vignette. Noi abbiamo una pagina in cui abbiamo vignette più o meno grandi che danno un ritmo alla storia. Spessissimo io sento i video di Stefano e Marina in cui spesso parlano di ritmo, di sillabe brevi e sillabe lunghe, e mentre parlavo ai miei allievi del ritmo del fumetto mi sono reso conto, mamma mia, veramente che connubio c'è tra le immagini di un fumetto e in questo caso la lingua latina. Quindi a maggior ragione anche dopo ho visto quanto questi prodotti che stiamo provando a proporre al pubblico abbiano veramente dei legami fortissimi nelle loro componenti costitutive. Sonia ha già parlato ampiamente di Origines Picta, che è il nostro primo volume, il nostro esperimento, e che è iniziato quasi come un gioco e ha funzionato molto bene perché questo esperimento è interessato, tant'è che abbiamo messo in cantiere poi nuovi fumetti e ogni volta si è presentato uno stimolo diverso, degli ostacoli diversi, delle sfide da superare. Ad esempio nel secondo volume, Medea e Daimones, che è tratto dall'omonima tragedia di Stefano Vittori con Marina Garanin e Andrea Lesiani tra gli attori, qui è stato ancora un qualcosa di nuovo, un nuovo esperimento per riuscire a tradurre quello che era un testo teatrale, quindi fatto di voce fondamentalmente, in immagini ferme, immagini fisse. Il fumetto come linguaggio chiaramente non ha la voce, non ha la musica, non ha il suono, però a differenza del teatro che è chiuso dalla sua scenografia, non può uscire in quel caso in Medea da una stanza, noi con questo fumetto, come si vede anche dalle immagini che scorrono dietro di me, abbiamo potuto uscire, mostrare quindi la città e addirittura mostrare i flashback e quindi dare proprio immagine alle parole. D'altronde, da definizione del fumetto è immagini e testo giustapposti. E ancora qui vediamo invece il nostro terzo volume, che ancora non è uscito, stiamo lavorando duramente per produrlo, uscirà questa primavera, Maxentius Postremus Romulus. E se vogliamo anche qui c'è un connubio tra quello che è il latino, una lingua che alcuni considerano morta, e morta probabilmente assolutamente non lo è,
E la figura del protagonista, Massenzio, un personaggio vituperato, dimenticato, perché il vincitore, Costantino, ne ha calpestato la memoria, e con questa terza uscita vogliamo in qualche modo rivedere questo personaggio grazie agli studi di Marco Cecini e Diego Serra, che hanno prodotto un paper universitario su questo imperatore e stanno cercando con grande forza di rivalutarne la memoria. Quindi non solo una riscoperta linguistica, ma anche una riscoperta di personaggi, mondi parzialmente, non dico dimenticati, ma in qualche modo non sotto gli occhi di tutti, ecco. Massenzio in particolar modo, ma anche come Origine Spictae, hanno una grandissima attenzione per quanto riguarda anche la ricostruzione archeologica, quindi monumenti, armature, vestiario, eccetera. Si cerca non solo quindi di ricostruire la lingua, anche di ricostruire a livello di immagine quello che era un mondo che non c'è più. E per quanto riguarda le immagini, Silvio, da archeologo e disegnatore, può sicuramente darci qualche idea aggiuntiva. Allora, buonasera a tutti, io sono Silvio Costa, come diceva Francesco sono archeologo, ma è stato un errore di gioventù per cui non lo consiglio. E sono qui in una duplice veste, no, a parte gli scherzi, sono qui, se no mi licenziano, che altro. Sono qui in una duplice veste che è quella di disegnatore di Origine Spictae e dipendente del Parco del Colosseo, e per il quale metto a disposizione, diciamo, la mia arte, diciamo, grafica per il servizio educazione, didattica e formazione. E il mio intervento, come vedete, ha un obiettivo molto preciso, cioè quello di spiegare come all'interno di questo fumetto che nasce in latino e come fumetto didattico, cioè spiegare perché sono state fatte alcune scelte grafiche che hanno una finalità prettamente narrativa. E, diciamo, in questo fumetto sono tre le storie ambientate nelle realtà del Parco Archeologico del Colosseo: Duplex Speculum, che è ambientata nella casa di Augusto sul Palatino, De Vita Vestalis, ovviamente diciamo nella casa delle Vestali, e Ordo Infinitus, che ha praticamente l'obiettivo di descrivere le interminabili file che si creavano nel Colosseo dal momento della sua inaugurazione fino adesso. Però se venite la mattina presto, in realtà le file non ci stanno, a parte la domenica gratuita forse. E io vi parlerò della prima storia, Duplex Speculum, perché è quella che semplifica al massimo i concetti che voglio dirvi. E questa storia narra del piano di Augusto per costringere la sorella Ottavia a crescere, oltre ai figli avuti dal primo e defunto marito, quelli avuti da Antonio e quelli nati dall'unione tra Antonio e Cleopatra. E per questo verrà considerata esempio di virtù, a tutto beneficio della propaganda augustea di restaurazione della morale pubblica, per cui ci si è posti il problema di dove ambientare la vicenda. Ovviamente a casa di Augusto, ma la casa di Augusto ha una vicenda archeologica piuttosto complicata. E chi visita il Palatino sa che è possibile visitare ciò che resta della casa di Augusto, però in realtà questa struttura è il frutto di una serie di interventi edilizi che sono iniziati nel 42 a.C. Con l'acquisizione di una serie di lotti sul Palatino con lo scopo di costruire una vera e propria residenza accorpando queste acquisizioni. Le fonti, questo è quello che vedete attualmente sul Palatino, le fonti, questa è una restituzione degli ambienti, le fonti però ci dicono che nel 36 a.C. un fulmine avrebbe colpito questa casa, e per cui Augusto, che aveva iniziato i lavori, aveva completato il primo peristilio con gli ambienti che si affacciavano sui lati, aveva dato inizio ai lavori di costruzione di un peristilio gemello che però non fu mai completato, per cui decise di interrare questa casa e costruire una nuova residenza gravitante intorno al tempio di Apollo Palatino, che sarebbe quello che secondo lui avrebbe fatto scaturire il fulmine, e costruire una nuova residenza che arrivava praticamente fino al Circo Massimo.
E il problema è che la vicenda ambientata nel fumetto è ambientata nel 30 avanti Cristo, all'indomani della battaglia di Azio, per cui in realtà precedente ai lavori della nuova casa. E, si sarebbe, la vicenda si ambienta nel 30 avanti Cristo e è successiva all'interramento della prima casa e avrebbe dovuto essere ambientata nella seconda casa, che è il palazzo, però di questa casa non è rimasto praticamente nulla, per cui si è fatta una scelta precisa, cioè si è scelto di ambientare la vicenda negli unici ambienti tuttora conservati, che sono quelli relativi alla prima casa. È una licenza narrativa, cronologicamente parlando, però allo scopo di ancorare la vicenda a un contesto archeologico reale, che da un lato conferisce credibilità al fumetto e dall'altra crea un legame tra il lettore della storia e il visitatore dell'area archeologica, e questo è il punto importante, cioè il lettore che si trovasse a leggere il fumetto e poi a visitare l'area archeologica troverebbe una certa familiarità tra i luoghi reali e la loro trasposizione su carta, e in questo senso le rovine, per il breve tempo della lettura della pagina disegnata, cessano di essere dei muti scenari riservati ai cultori delle discipline archeologiche e storico-artistiche e sono parte di un veicolo di narrazione più ampia, coattori di una performance grafica. E allo stesso tempo gli sfondi del fumetto non sono più una casa generica, ma la casa che i visitatori possono realmente vedere sul Palatino. Quindi ci sono una serie di ambienti che sono tra i più famosi della casa di Augusto: il cosiddetto studiolo, l'ambiente della rampa, la stanza dei festoni di pino e la stanza delle maschere. Nella tavola del fumetto, quindi, vediamo ad esempio la prima vignetta che apre la tavola, la storia, Augusto all'interno del cosiddetto studiolo. E in realtà vado un po' veloce perché penso che altrimenti ci dilunghiamo troppo, e, tralasciando le supposizioni o meno sulla reale identificazione dello studiolo come tale basata sulla descrizione di Svetonio, e la scelta è stata quella di dare maggiore importanza allo sfondo, perché è in quell'ambiente che Augusto medita la decisione che vedremo nel prosieguo della storia. Infatti sappiamo che questo studiolo era quello in cui Augusto si ritirava per pensare e meditare in solitudine. E dal punto di vista delle scelte grafiche si è scelto di dare totale importanza all'ambiente e mettere Augusto in silhouette, perché altrimenti avrebbe catalizzato l'attenzione del lettore. E poi è bastato aggiungere un piccolo dettaglio, cioè una mano sul mento nella posa di chi riflette o è concentrato su qualcosa, e così abbiamo subito chiaro concettualmente cosa sta succedendo. Qualcuno, Augusto, lo vedremo in seguito, sta riflettendo in un ambiente sfarzoso, lo studiolo. Quindi quello che dice Svetonio, ma senza dirlo, semplicemente mostrandolo. La vignetta seguente segue la stessa logica narrativa, cioè un dettaglio dello stesso personaggio, un braccio, che percorre un ambiente riccamente affrescato, una sorta di corridoio, leggermente in discesa, e questo è il cosiddetto ambiente della rampa, che è stato accertato fosse un collegamento con i piani superiori dell'abitazione ai quali si trovava lo studiolo. Quindi attraverso questa piccolissima vignetta si è cercato di dare il senso reale del movimento che avrebbe percorso un individuo reale dai piani superiori scendendo a quelli inferiori, questo per dare applauso possibilità archeologica alla narrazione, cioè praticamente Augusto dallo studiolo ai piani superiori avrebbe imboccato la rampa di collegamento tra i piani superiori e i piani inferiori e sarebbe sceso, diciamo, al pian terreno del peristilio. E la vignetta seguente mostra un personaggio in primissimo piano sfocato, però chi conosce l'aspetto di Augusto inizierà a riconoscerlo, e che continua il suo percorso topograficamente coerente con gli ambienti reali della casa. Praticamente sta facendo questo percorso, cioè passa davanti agli ambienti del peristilio, gira davanti alla stanza dei festoni di pino e arriva finalmente alla stanza delle maschere, dove incontra la sorella Ottavia. E, praticamente ha fatto questo percorso ed è arrivato a questo ambiente. La cosa interessante è che il dialogo si svolge in questa stanza, appunto chiamata così dalla decorazione, e vediamo come gli elementi dello sfondo assumono quasi il ruolo di coprotagonisti, perché al crescere della tensione emotiva tra Augusto e Ottavia, le maschere dipinte emergono dallo sfondo e acquisiscono spessore, esaltando le emozioni dei protagonisti della vicenda e amplificandone gli stati d'animo.
Il metalinguaggio di queste vignette è dato anche dal fatto che Augusto, di fronte alla sorella, sta recitando un ruolo, una parte, e questo è ulteriormente rafforzato proprio dalla presenza delle maschere teatrali usate dagli attori. Le maschere, tuttavia, per il breve lasso di tempo che intercorre tra le due vignette, escono dal loro ruolo di attori e si fanno spettatori insieme al lettore di un'altra recita che non le riguarda ma alla quale assistono, che è appunto la recita di Augusto. E lo sguardo grottesco delle maschere amplifica inoltre lo stato d'animo di Ottavia, travolta dalle decisioni di Augusto, urlante di rabbia ma impotente tanto quanto l'urlo delle maschere dipinte sul muro, che altro non sono che un'illusione. E infine un ultimo accenno brevissimo alle scelte cromatiche, che sono molto importanti sempre nell'ottica e nell'economia del fumetto. E Augusto e Ottavia sono sempre rappresentati con colori complementari, cioè opposti nella ruota cromatica. E lei è illuminata da una luce calda e aranciata, lui da una luce rossa e bluastra, e questa scelta serve a dare forte contrasto cromatico e rafforzare i ruoli dei protagonisti. Ottavia, travolta dai sentimenti, esterna tutto il suo calore e la sua rabbia. Augusto, invece, freddo e calcolatore, sembra di ghiaccio, impassibile ai turbamenti della sorella e disposto ad andare per la sua strada a qualunque costo. Anche l'aspetto di Augusto contribuisce a rafforzare ulteriormente questo concetto: pelle bianchissima, occhi cerulei ma quasi trasparenti e profondi occhiaie violette che danno al princeps un aspetto straniante, freddo, respingente ma anche un po' malaticcio, e in questo diciamo ci siamo ispirati anche alla descrizione fatta da Svedonio proprio di Augusto. Quindi tutto questo discorso per dire cosa? Che nell'ottica di chi scrive e disegna fumetti, scelte grafiche che sembrano casuali o di poco conto, come un'espressione, un tono di colore, uno sfondo, possono assumere dei significati più profondi che ci aprono delle finestre di riflessione sulla natura dei luoghi e sui protagonisti che vivono in quei luoghi. In fondo proprio questo è uno degli scopi di questo fumetto, cioè suscitare una seppur minima spinta di curiosità, di approfondimento nel lettore, che lo spinga a consultare una fonte in più, a conoscere una realtà archeologica che esiste e che può essere visitata anche senza un approfondimento necessariamente da archeologo o da studioso, ma per il solo gusto di farlo, per capire un pezzettino in più del nostro passato, perché capire il nostro passato serve anche a capire noi stessi. E adesso lascio la parola a Rossano Fragale, che farà un po' il punto della situazione, la summa, diciamo, di questa, sì, di questo pomeriggio sulla didattica del latino utilizzando i nuovi media. Grazie Silvio, grazie a tutti. Comincio così, ve lo dico. Poche cose sono più difficili che finire una conferenza, soprattutto quando è che è la tua prima. Quindi ve lo dico già dall'inizio. Dopo tante parole, tante persone, tante cose che abbiamo affrontato in queste ore insieme, abbiamo assistito a quello che abbiamo visto. Luca ci ha parlato di una rinascita del latino, un rinascimento, nuovi media, nuove forme. Ma ragioniamo un pochino, fermiamoci, lo dico, io mi sono occupato della traduzione del fumetto, quindi con il latino ci bazzico, diciamo, lo sanno alcuni che sono qui presenti e sanno quanto, insieme a loro ovviamente, e per me sia, insieme a una lingua, anche un mondo che mi ha formato interiormente, era la mia, in modo più, insomma, più intimo. E quindi mi chiedo, bene, abbiamo i materiali, abbiamo le virtù, ovvero questo divertimento, abbiamo questo approfondimento, abbiamo questa curiosità che suscitano, ma nella pratica queste cose che abbiamo visto a cosa servono? E secondo me, per rispondere bene a questa domanda, prima di darvi la mia risposta, che secondo me sorge anche da un approfondimento di queste materie, non soltanto a livello puramente didattico ma anche scientifico, dobbiamo chiederci innanzitutto: che cos'è il latino per noi? È ironico chiederselo quando noi siamo letteralmente in uno dei monumenti più importanti di tutta la romanità. Qui veniva deciso il destino del mondo, probabilmente. Dove siamo adesso? I senatori si riunivano e noi stiamo parlando qui, e stiamo parlando della loro lingua e dei modi in cui possiamo propagarla oggi. Che cos'è il latino per noi oggi? Il latino è una macchina del tempo, è una fortissima macchina del tempo, è una chiave che ci permette di raggiungere quegli anfratti che sono del nostro passato. A me piace molto dire che studiare il mondo antico, studiarlo per bene, attraverso le sue lingue, penetrare, è un po' come, diciamo, fare una seduta psicologica di gruppo. E questo lo sanno chi insegna, lo sa chi è che studia, lo sanno tutti. Lo sa chi scrive il latino, lo sa chi parla, lo sa chi lo legge.
significa fare questo, significa capire dove è cominciato tutto questo. E possiamo dire a me, sono veramente onorato, vi voglio ringraziare perché lo sto dicendo proprio nel luogo in cui tutto è cominciato probabilmente. Bene, facciamo il punto. La didattica del latino. Luke lo aveva già anticipato, prenderò alcuni concetti e li esporrò in maniera un pochino più chiara nei pochi minuti che sono a mia disposizione. Ogni lingua viene principalmente esperita, le lingue vanno vissute. Lo sanno i vostri ragazzi, non sapete quanto piacere mi ha fatto sapere che dei ragazzi del liceo scientifico, che ovviamente magari non vanno al liceo scientifico ovviamente per studiare il latino, si sono trovati invece ad applicare e a scrivere in quella lingua e a conoscere un sermo diverso di quello che la loro professoressa gli ha proposto. Bello. E questa è la via. Ovvero, le lingue antiche, banalmente, sono lingue e vanno vissute attraverso input vari. Vanno vissute attraverso l'esperienza, l'esperimento, vanno vissute modellandole non soltanto sulle grammatiche, ma su quello che noi possiamo fare tutti i giorni, leggendo, divertendoci, arrabbiandoci con loro, innamorandoci anche di belle storie. Il nostro fumetto tenta di fare questo. Quando per la prima volta io e Francesco ci siamo visti e io gli dissi, quando ci vediamo, oh, guarda che bello, io so il latino, tu invece sai fare i fumetti, facciamoli insieme. Bene. Questo è un modo per fare in modo che si possa fare quella seduta psicologica di cui parlavamo. Ebbene, abbiamo parlato anche di comprehensible input, è un termine inglese della teoria pedagogica che significa che noi dobbiamo essere capaci di esperire la lingua, sì, ma sempre in forme che capiamo e in forme varie e in forme divertenti. Io penso che dei contenuti a cui abbiamo assistito oggi non ce ne sia stato uno effettivamente che non potesse in qualche modo risvegliare quell'interesse, o da parte di chi lo vive o da parte di chi lo fa. E è per questo anche che voglio concludere così. Vorrei ringraziarvi, vorrei ringraziare chi mi sta qua, chi sta accanto, perché ha potuto anche realizzare un sogno da questo punto di vista, ma voglio ringraziare anche voi, perché se c'è ancora qualcuno qui nel luogo in cui tutto è cominciato, e secondo me possiamo sperare in un futuro, diciamo, per questo passato. Ringrazio. Solo una cosa, chi volesse dare un'occhiata ai fumetti, abbiamo alcune copie lì, quindi uscendo siete benvenuti se vi interessano. Grazie. Io volevo solo ringraziare chi ci ha seguito, chi è qui, è Andrea Schiappelli che purtroppo è dovuto andare via, quindi a me spetta il compito di chiudere questo pomeriggio. E bene, grazie a tutti.